Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi di Deus Ex Human Revolution. È uscito nel settembre dello scorso anno e ve lo consiglio perché è un gioco in single player che fonde gli elementi di un gioco RPG e degli elementi del gioco FPS per fare davvero un bel single player. Il multiplayer non c'è. Ed è un single player che dura dalle 20 alle 25 ore ed è molto ben fatto, perché più che altro è molto longevo. Ad esempio, io l'ho finito il gioco qualche mese fa, ma non mi ricordo quasi nulla, forse non della trama, ma più che altro delle missioni, che sono molto varie. Deus Ex Human Revolution è stato creato dalla Eidos e pubblicato dalla Square Enix, e io penso che adesso il GameStop, ad esempio, trovarlo usato è molto facile, con 20 euro ve la cavate. E non preoccupatevi, tanto non ci sono pass online o cose simili. E potete prenderlo anche usato, vi conviene. Cose molto interessanti del gioco sono appunto questi elementi RPG che si fondono con gli elementi FPS, ma soprattutto il gioco, nella sua trama, è ambientato nel 2050, mi sembra, o comunque in un futuro abbastanza lontano, in cui ci sono tutti gli umani ormai, sono pieni di innesti, quindi di parti meccaniche nel loro corpo e possono fare poteri speciali. E in pratica noi saremo un braccio destro di un capo di un'azienda che si chiama Sarif e dobbiamo contrastare delle altre aziende in vari modi, in maniera stealth, aggressiva e tutto il resto. E cosa abbastanza peccaminosa sono i boss del gioco, sono fatti davvero male, infatti anche le recensioni ne hanno parlato e non sono stati fatti assolutamente bene, sono davvero old school. Non che l'old school sia brutto, ma proprio se tutto il gioco è molto tecnico e tattico, i boss sono uno spara spara nonsense di questo tipo qua. E ci troveremo a sparare in faccia a un tizio, caricatori caricatori, non si farà assolutamente nulla però. Tranne l'aspetto dei boss, il gioco è molto ben fatto. E c'è cioè il tutorial che spiega un po' le meccaniche di gioco perché non sono assolutamente semplici per chi ci gioca la prima volta soprattutto. E vi spiega l'hacking avanzato, e che è la parte più difficile forse del gioco perché è fondamentale per aprire le porte chiuse, controllare le torrette nemiche, aprire casseforti e cose simili. L'hacking avanzato, vediamo ad esempio l'hacking, i tutorial sono molto ben fatti. In fase di hacking, l'obiettivo è assumere il controllo dei registri del dispositivo per accedere ai codici di sicurezza all'interno. Per farlo, devi navigare la rete e catturare i nodi man mano che procedi. Un'azione di hacking inizia dal punto di ingresso nel sistema, la porta input-output. Per catturare un nodo, sovrapponi semplicemente il puntatore e tieni premuto il comando di interazione. Comparirà una ruota che ti mostrerà i programmi disponibili per attaccare. Il viaggio da un nodo all'altro avviene attraverso i ponti. Questi ponti possono essere unidirezionali o bidirezionali, come indicato dalle frecce. Ogni volta che catturi un nodo, c'è il rischio che la rete rilevi la tua presenza. Più alto è il grado di un nodo, e maggiori sono le probabilità di essere individuati. Se vieni localizzato, niente panico. Ti rimane una possibilità. Devi solo sbrigarti. La rete tenterà di tracciare il tuo punto d'ingresso per espellerti dal sistema. Cattura i Poi, molto interessante il sistema di combattimento. re. Quando i proiettili iniziano a volare, è meglio mettersi al riparo. Così sarai al sicuro da cartucce ed esplosivi. Per sparare, sporgiti dal tuo riparo, da un lato qualsiasi o dall'altro. Quindi prendi la mira e spara. Se possibile, sfrutta i ripari durante gli I potenziamenti.
Per sbloccare nuove abilità o potenziamenti, devi accumulare l'esperienza necessaria in forma di punti esperienza. Questi punti vengono assegnati quando completi obiettivi primari e missioni secondarie, oppure grazie a bonus specifici, come il completamento di una missione senza farti scoprire. Quando hai accumulato punti esperienza sufficienti, ricevi un punto Praxis. Questi punti servono per sbloccare aggiornamenti per gli innesti di cui disponi e per sbloccare nuovi innesti. I kit Praxis che troverai sparsi nel mondo di gioco o in vendita nelle cliniche. Poi, le guardie. Avvicinarsi troppo alle guardie è un rischio. Ti conviene tenertene alla larga. Memorizza il loro percorso e muoviti di conseguenza. Se possibile, è meglio non ingaggiarle. Certo, un bersaglio solitario è una preda allettante, ma non si sa mai. I rinforzi potrebbero essere dietro l'angolo. Se non hai altra scelta, tenta di neutralizzare i bersagli di soppiatto, avvicinandoti alle spalle e premendo il comando di abbattimento per mandarli a tappeto. L'assassinio è la soluzione definitiva, che implica però più baccano. Per uccidere, basta tenere premuto il comando di abbattimento. Che tu uccida o stordisca, ogni abbattimento consuma energia. Se la barra energetica è vuota, non puoi utilizzare... C'è anche un aspetto interessante perché... mi sembra il menu... In qualsiasi momento della partita puoi accedere al menu di gioco. L'inventario contiene tutti gli oggetti che stai trasportando. Ha una dimensione predefinita che può essere aumentata attraverso gli innesti. Puoi spostare a piacimento gli oggetti dell'inventario, esaminarli o combinarli con i potenziamenti. Quando sei nel vivo dell'azione, puoi contare sull'inventario rapido. Ti consente di equipaggiare un'arma velocemente o cambiare tipo di... Poi ci sono anche altre tantissime altre cose di nicchia. Sostanzialmente poi l'hacking vi darà un codice, sarà anche divertente mettere il codice come pin nei sistemi che bisogna hackerare. Da quel punto di vista ti prende il gioco, diciamo. E secondo me questo gioco merita davvero l'acquisto per chi cerca un single player abbastanza impegnativo, perché la trama non è semplice, perché ci sarà anche... un'interazione fra i personaggi della campagna, ma anche con tutti i personaggi secondari o semplicemente con i passanti. E è un gioco che prende, però merita davvero, perché dura anche parecchio e con meno di 20 euro potete prenderlo. I DLC volevo prenderli, ma le recensioni sono state un po' negative sui DLC, quindi alla fine non mi servono neanche, perché tanto è talmente longevo che posso rigiocarmi tranquillamente tutta la campagna. E ultima cosa, sì, ci sono 3 o 4 difficoltà di gioco. Io l'ho finita normale, mi sembra. Infatti se lo rinizierò metterò difficoltà estrema, mi sembra. No, Deus Ex, mi sembra che si chiama. Aspetta, vediamo, c'è una nuova partita. Ecco, Deus Ex. Io ho messo normale, poi vabbè. I nemici saranno più abili in situazioni. Sei tutt'uno con la macchina. Ok. Probabilmente quando inizierò metterò questa difficoltà qua. Però non è facile comunque il gioco, soprattutto per quelli che non vogliono giocare stealth. Non è facile giocare alla code, diciamo. Quindi è preferibile un assetto stealth. Bene, detto questo, non mi piace dilungarmi troppo quando sono da solo. E quindi io vi consiglio l'acquisto. Vi ricordo che non c'è né co-op né multiplayer competitivo, ma il single player merita davvero. Quindi detto questo, io vi lascio. Ciao a tutti ragazzi.